Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Vorrei fare un video improvvisato. Veloce veloce vorrei prendere Matteo capitolo 25. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Alessio Evangelisti. Niente, circa un paio di giorni fa mi sveglio di notte, come tutte le notti, e praticamente mi è venuto un pensiero che ho riconosciuto essere un pensiero da parte di Dio. E praticamente mi è stato detto: apri Matteo 25, perché insomma devo dirti qualche cosa. È interessante notare che durante insomma il mio i giorni scorsi, dove appunto ho perso il babbo, il Signore mi ha sempre parlato dicendomi molte cose, fra cui mi diceva spesso questo numero 10. E infatti papà è stato 10 mesi a letto e poi è partito. Però noi sappiamo che la parola di Dio, quando Dio ti dice una cosa, una parola non ha mai un solo significato. E infatti, quando il Signore mi ha detto apri Matteo 25, le 10 vergini, appunto 10. Quindi siamo, come dicono quelli che tagliano male la parola di Dio, nel ritorno di Cristo. Mentre invece noi che vogliamo tagliare bene la parola di Dio, non stiamo nel ritorno di Cristo, ma stiamo nel rapimento della Chiesa. Anche perché, faccio la domanda provocatoria del milione: se la Chiesa torna con Cristo, come può la Chiesa aspettare il ritorno di Cristo? Chiaro, no? Quindi noi non stiamo aspettando il ritorno di Cristo, stiamo aspettando il rapimento della Chiesa. Poi la Chiesa tornerà con Cristo 7 anni dopo. Quelli che amano l'istruzione parlano bene e dicono quello che la Bibbia dice. Quelli che vengono insegnati e comunque non si attengono alla sana dottrina, a parlare bene, è perché semplicemente non amano l'istruzione di Dio, come tutti coloro che, pur essendo stati, questa è una parentesi, pur essendo stati insegnati, che dire che il locale di culto sarebbe la casa di Dio è una bestemmia vera e propria, perché stai togliendo l'opera dello Spirito Santo che ha fatto sì che, morendo Cristo sulla croce, noi diventassimo tempio di Dio e non il locale di culto. Questa è una vera e propria bestemmia. Coloro che sono stati illuminati da questo insegnamento continuano a bestemmiare perché non amano l'istruzione. Tutto qui. Quindi avere l'istruzione non è sufficiente. Bisogna anche amare l'istruzione. E quando qualcuno, qualcosa si ama, lo si riceve e lo si dimostra con i frutti. Questo è un insegnamento, amati. Chi lo vuole accettare, lo accetti. Chi lo vuole rifiutare, semplicemente lo rifiuti. E quindi tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo leggeremo e lo faremo, amati, sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. E quanti video ho fatto su Matteo 25 e le 10 vergini? Solo Dio lo sa. Questo è come si dice a Roma, è l'ennesimo. Uno dei principali è. Viene proposta anche la parte storica, quando appunto 10 famiglie, 10 vergini si riunivano per celebrare il proprio matrimonio, per abbattere i costi. Insomma, c'è tutta una storia di ebraicità incredibile, molto bella. Trovate i video sul canale principale Alessio 912. Nel presente momento lo sto registrando nel canale secondario chiamato appunto Alessio Evangelisti. E niente, io davanti ho diciamo lo schermo,
quindi guardo qui perché ho lo schermo, no, non ho niente di annotato, niente, quindi navighiamo a vista come al solito. È un passo molto semplice, quindi non vogliamo renderlo difficile, o non vogliamo andare a cercare di ingrandire qualche cosa per creare, non lo so, audience, no, no, è un passo semplicissimo. E allora il Signore dice, no? Io leggo sempre da una vecchia Diodati, rivista. Allora, dice la scrittura, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prendendo le loro lampade uscirono fuori incontro allo sposo. Ci sono 10 vergini che, voglio dire, indicano, rappresentano la Chiesa di Gesù Cristo. Numero 10. 10 significa completo. Quindi è tutta la Chiesa, completo. Rappresentano tutta la Chiesa. Vergine, perché la Chiesa deve essere vergine. Chiaro, no? Spiritualmente parlando, deve essere vergine. Non deve conoscere altri di, deve conoscere un solo Dio. Non deve essere fornicaria, adultera. Infatti nell'Antico Testamento, quando si commette idolatria, si parla appunto di adulterio, di fornicazione, eccetera, da un punto di vista proprio spirituale. Quindi deve essere vergine, e deve essere vergine in tutti i sensi, in castità, in spiritualità e così via discorrendo. E dice che queste 10 vergini, ok, presero tutte la propria lampada. Quindi si parla della Chiesa vera, okay? Perché solo la Chiesa vera ha la parola di Dio. Okay? In questo caso la parola indica, la lampada indica la parola, okay? Come è scritto nel Salmo 119 e non solo. E quindi l'unica entità che ha la parola di Dio è la Chiesa, punto. Che ha solo la parola, infatti la lampada è la parola. Ok, ci sono altri movimenti religiosi, tipo il cattolicesimo e non solo, che oltre la parola hanno la tradizione, ok? Il catechismo, il magistero, ok? Ma la Chiesa no, la Chiesa ha solo la parola, ok? La Chiesa, mo adesso non voglio, voglio farla un po' breve, diciamo. E quindi prese questa parola. Voglio ricordare nuovamente la grande verità, il periodo storico, ok? Questa è una parabola profetica, futuristica, che è stata scritta 2000 anni fa, ma alludeva quando fu scritta ai nostri giorni, cioè ai giorni previ al rapimento della Chiesa. Quindi il periodo storico di questa parabola profetica è oggi, non è ieri. Anche se il periodo storico è quello di ieri, perché appunto l'ambiente è quello. Quindi da una parte dobbiamo valutare e giudicare secondo quel periodo storico, ma la profezia di per sé la dobbiamo valutare secondo il periodo storico in cui si riferisce, cioè i giorni previo al rapimento della Chiesa, quindi oggi. A un certo punto la scrittura separa queste 10 vergini in due gruppi, un gruppo e un gruppo, a rotonda 5-5. Questo non significa che il 50% si salverà, il 50% non si salverà. Non sono questi i numeri che dà la Bibbia. Per chi lo vuole accettare, la Bibbia sì dà numeri, per quanto riguarda i salvati e i non salvati. I numeri sono i seguenti. Pochi, 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 pochi sono i salvati. Pochissimi. Tant'è che Isaia 13, parlando del giorno del Signore, però ci fa comprendere anche questo, il quadro generale, dice che gli uomini saranno rari come l'oro di Ofir, perché moriranno quasi tutti, e anche i salvati saranno contati, pochi. Persino i 144.000 sono solo 144.000 su 20 milioni di ebrei. Parlo in maniera che comprendi chi è avanzato nello studio della parola di Dio.
Quindi la parola di Dio ci fa comprendere che i salvati sono pochissimi. Quindi quelli che dicono, che ci accusano, che noi diamo numeri, no, noi predichiamo il Vangelo. Se poi a qualcuno non piace che il Vangelo dia i numeri, beh, se la vedesse col Signore, io, noi non ci possiamo fare nulla. E quindi verso 2 dice: amati, 5 di esse erano avvedute e 5 erano pazze. Pazze. Perché erano pazze? Ce lo spiega, perché le pazze, prendendo le loro lampade, non avevano preso seco l'olio. Continuiamo a leggere: ma le avvedute avevano insieme con le lampade preso anche dell'olio nei loro vasi. Quindi vediamo che tutte e 10 avevano la parola in bocca, in mano, promuovevano la parola. E quindi, siccome parla di verginità, ci sto facendo caso adesso, la verginità implica purezza. Quindi effettivamente, per quanto riguarda la parola, possiamo vedere che possiamo annoverarle fra in sana dottrina. Cioè, predicavano bene, insegnavano bene. Però 5, nonostante insegnassero bene, vengono definite, perché se dice vergini, no? Per chi lo vuole accettare. Però 5 vengono definite pazze perché, sì, hanno la parola, hanno l'insegnamento, ma non hanno l'olio. Wow. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, si addormentarono, cioè persero di vista la venuta di Cristo, che comporta 7 anni prima il rapimento della Chiesa. Lo persero di vista, perché se dormi non aspetti più. Quindi lo persero di vista come? Col desiderio, con la deconcentrazione, per via di altre attrazioni, barra problemi, barra mettici quello che vuoi. È scritto che sulla mezzanotte, verso 6, si fece un grido, ecco lo sposo, uscite dall'incontro. Quindi a un certo punto vengono destate, vengono svegliate queste 10 vergini, che tutte erano sonnacchiose, però 5 comunque, pur essendo assopite, avevano l'olio, che è lo spirito. E quindi ci fu questo grido, che come già detto in molti altri video, questo grido in questo momento sta suonando, si sta concretizzando attraverso gli eventi, attraverso le situazioni che tutti conosciamo. Allora tutte e 10 le vergini, verso 7, si destarono per acconciare le proprie lampade. Ora però le pazze, verso 8, dissero alle avvedute. Quindi le pazze, avendo appunto la parola, avevano la conoscenza del proprio stato e dissero: dateci dell'olio vostro, perciò che le nostre lampade si spengono. Siamo noi, l'ultima generazione questa. Interessante questo. Hanno la conoscenza, quindi capiscono che gli manca l'olio, però non mettono in pratica tutta la conoscenza, perché la scrittura non dice questo. La scrittura non dice che quando ti manca l'olio, quando ti manca lo spirito, devi andare a chiederlo alla chiesa, al pastore, al fratello. Non dice questo. E giustamente le avvedute risposero e dissero: noi non lo faremo. Perché? Beh, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Ora, interessante notare questa ultima affermazione, delle quali le mie orecchie hanno udito tanti insegnamenti o diversi insegnamenti. Addirittura qualcuno disse
che coloro che lo vendono sono i predicatori. Non voglio entrare nel merito e nel giudizio, oltre che, torno a ripetere, un passo può avere mille insegnamenti e significati. Ma vi voglio dire una cosa, e utilizzerò il termine sacrosanto. Una cosa sacrosanta. Quale uomo può vendere lo Spirito Santo? Fermo restando si possa vendere, qualcuno vuole comprarlo. Siamo un mago. Non si può comprare lo Spirito Santo. E l'unico che dà lo Spirito Santo è Dio. E in Isaia ti dà la chiave di lettura per questo passaggio. Venite e comprate senza denari. In poche parole, per farla breve, costoro avevano la parola, avevano la sana dottrina, ma non la vivevano. Perché non sempre, quando non si vive la sana dottrina, si predica la cattiva dottrina. Questo è quasi sempre così, è molto comune. Però ci sono anche casi, e qui la scrittura ce lo fa comprendere per chi lo vuole accettare, dove pur avendo sana dottrina non si sta vivendo la sana dottrina, non ci si sta consacrando. Non è che chissà quali peccati uno deve commettere, umanamente parlando, ma il fatto stesso di amare il mondo togliendo il Dio è già sufficiente. L'amore al mondo, l'amore al denaro. E poi si prosegue. Tutto ci è lecito, ma non tutto ci giova. Avere il denaro serve, avere una famiglia serve, avere un lavoro serve, idolatrare e amare queste cose non giova. Questo è un esempio. Quindi, praticamente la scrittura ci sta dicendo, senza starci a costruire chissà quali ragionamenti teologici, che avevano la parola, avevano la Bibbia, avevano anche la dottrina buona, ma non la vivevano. E allora andate al Signore, piegate le vostre ginocchia, consacratevi, chiedete, perché è scritto in Prima Tessalonicesi 5, verso credo 19, non spegnete lo spirito. Se spegni lo spirito, dove vai a farti fare di nuovo, scusate il termine, il pieno? Dal pastore, dall'evangelista, dal dottore, dal predicatore, dal fratello anziano? Da chi vai? Dalla chiesa? Dall'organizzazione? Da chi vai? Dal Signore. Certamente qui, quando la scrittura dice andate piuttosto da coloro che lo vendono, sta utilizzando un'allegoria, un linguaggio allegorico. In Apocalisse, e non solo, c'è molta allegoria. La Grecia viene raffigurata in Daniele come un pardo, ma la Grecia non è un pardo. Quindi il pardo è una figura allegorica, ma la Grecia non è allegoria, è realtà, e così è questo. È una figura allegorica, ma che nel contesto, che va dalla Genesi all'Apocalisse, comprendiamo che l'unico che elargisce lo Spirito Santo è il Padre e il Figlio. Perché Gesù ha detto io pregherò il Padre in Giovanni 16, non solo, ed egli vi darà lo Spirito. E altrove dirà che Gesù stesso vi darà lo Spirito, quindi il Padre, perché sono poi paritetici, il Padre e il Figlio vi danno lo Spirito, ci danno lo Spirito. I 120 sull'alto solaio, infatti degli Apostoli capitolo 2, stavano pregando chi? Il Padre nel nome di Gesù. Interessante tutto questo. E dice che ora mentre quelli andavano a comprarne, venne lo sposo e quello che erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze e la porta fu serrata. Interessante, questo può essere interpretato in più maniere. Interpretare nella lingua italiana significa far dire al testo quello che realmente questo
dice. Nell'immaginario collettivo, interpretare alluderebbe al fatto che ciascuno leggendo poi è libero di trarne il proprio, la propria interpretazione, il proprio significato, quindi diventerebbe tutto soggettivo. No, è sbagliato. Interpretare nella lingua italiana significa lasciar dire al testo quello che questo dice. Quindi ci sono più interpretazioni, perché un passo si presta a più significati sempre su un unico fondamento. Che mentre andavano a comprarne, perché quanto ci vuole a comprare la grazia di Dio? La grazia di Dio non si compra, perché grazia, ma è un modo di parlare. Quanto ci vuole ad acquistare il perdono di Dio? Niente. Qualsiasi persona si penta di cuore, immediatamente viene perdonato. Quindi indugiarono, se la presero comoda, come dire, domani andrò in chiesa, domani vengo, domani pregherò, domani mi consacrerò, domani lascerò questo, domani farò quest'altro, domani, quando stasera non sai se l'anima tua ti sarà, ci sarà ridomandata, se il Signore rapirà la sua chiesa, domani è troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza, non indurite i vostri cuori. E poi appresso vennero anche le altre 10 vergini, verso 11, dicendo: Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità che io non vi conosco, non vi conosco. E quindi dice: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora che il figliol dell'uomo verrà. Ecco qui la dimostrazione che la Chiesa non può passare la grande tribolazione. Perché nel momento in cui l'anticristo firmerà il patto di pace di 7 anni, dopo che la Chiesa sarà rapita, passeranno 7 anni, 8 giorni, 15 giorni, 30, quello che è, e poi il Signore tornerà. Quindi si saprà quel giorno. Mentre invece il giorno che non si conosce è il rapimento della Chiesa. Nelle more che tutto questo avvenga, il Signore mi ha guidato a continuare a leggere tutto il passo, tutto il capitolo. Interessante notare la parabola dei talenti, che non leggeremo per motivi di tempo. Ognuno di noi ha un qualche cosa. Quando noi, qualsiasi cosa ci sia stata data, non lo usiamo per Dio, lo mettiamo dentro al cassetto, però viviamo la nostra vita, faremo la fine di quell'uomo descritto nella parabola dei talenti, che disse al Signore: io so che tu sei un uomo duro, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore dice: proprio perché tu sapevi questo, dovevi investire quel talento, non l'hai fatto, e vai in perdizione. Non è che chissà che cosa dobbiamo fare, però ognuno sa quello che deve fare. Mi viene in mente la classica situazione, il classico esempio che faccio sempre: la mamma di famiglia che dentro la propria casa porta l'amore di Dio, la parola di Dio, che non va in giro a strillare per le strade perché se non lo fa non è salvata, queste sono tutte sciocchezze, e lavora sotto sotto e dà il talento che gli è stato dato laddove si trova. E meravigliosa cosa è. Ma quando tu non fai niente, mettendo questo talento sotto terra, dentro un cassetto, dove vuoi, è calpestare quello che Dio ti ha dato, calpestare la grazia di Dio. Quindi nelle more della parabola delle 10 vergini, il rapimento della Chiesa,
il prendere la lampada con l'olio, ognuno di noi ha uno o più talenti, perché la scrittura dice che addirittura uno ne aveva cinque. Quindi si possono avere più talenti. E i talenti ce li abbiamo tutti, magari i ministeri no, no, i ministeri non ce li abbiamo tutti, ma i talenti sì. Magari i doni non ce li abbiamo tutti, ma i talenti sì. Che Dio abbia pietà di noi, cominciando da me. Dio vi benedica. Grazie per l'attenzione. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Il Signore sia lodato. Se il Signore vorrà, ci vediamo prossimamente, quando sarà, con i video che ho detto che avrei fatto, che farò. Quando li farò? Non lo so. Non andiamo di corsa e comunque stiamo qui a Roma lavorando. Non stiamo con le braccia conserte. Shalom.